6 gennaio torna a Castel Castagna la casa di Babbo Natale. Con una media di 35.000 visitatori nelle due precedenti edizioni, quest'anno l'abitazione è stata allestita in versione rinnovata e ampliata. La baita si estende per oltre 300 metri quadri davanti alla millenaria abbazia di Santa Maria di Ronzano. Nuove attrazioni e laboratori creativi, animati anche per quest'anno dagli studenti dell'Istituto Alberghiero di Poppa di Teramo. All'interno della casa è possibile visitare lo studio dove imbucare le letterine, il trono, il magazzino dei doni e i vari laboratori didattici con attività di cake design, decorazioni natalizie da riciclo carta e riuso di materiali, disegni, letture animate e tanto altro. È la terza edizione della Casa di Babbo Natale a Castel Castagna, abbiamo già fatto l'inaugurazione l'8 dicembre, c'è stata tantissima gente, siamo veramente contenti, soddisfatti, i bambini sono rimasti veramente basiti nel vedere tutte le novità che quest'anno ci sono. Sono tantissime le novità, soprattutto una casa più grande. Sì, abbiamo voluto raddoppiare gli spazi, quindi parliamo di circa 300 metri quadri, ampliato anche l'offerta, quindi diversi laboratori, i bambini sono rimasti entusiasti anche perché sono i nostri giudici più esigenti. Ovviamente c'è tantissimo per i bambini. Com'è nata l'idea di portare qui in questo territorio una casa di Babbo Natale? Allora, si voleva chiaramente riportare vitalità in un territorio che fa parte un po' delle aree interne. Quindi si è voluto puntare chiaramente sui bambini e l'idea è stata quella di fare qualcosa per i bambini e si è voluti appunto fare la casa di Babbo Natale ed è piaciuta veramente tantissimo. Un evento che negli anni, in soli 3 anni, ha preso veramente tantissimo piede, sono numeri imponenti quelli che voi ogni anno a fine manifestazione annunciate. Sì, migliaia di persone vengono qui, addirittura adesso con la terza edizione su soli 3 giorni migliaia e migliaia di persone, non solo del Teramano ma anche di fuori regione. Noi abbiamo avuto tante persone che hanno voluto congratularsi con noi, si sono presentati, venivano da Roma piuttosto che dalle Marche eccetera, quindi questo ci ha fatto veramente piacere. Quanto lavoro c'è dietro questo evento? C'è tantissimo, tantissimo lavoro che inizia già a settembre, però ecco, adesso che siamo alla terza edizione veniamo ogni volta ripagati ampiamente. Questo è un lavoro di squadra, io ringrazio il presidente del consorzio BIM di Teramo, il dottor Moreno Fieni, perché ci ha aiutato proprio a finanziare questa iniziativa. Ringrazio i comuni di tutta l'area interna che hanno dato il patrocinio e hanno appoggiato questa iniziativa. Ringrazio la dirigente scolastica dell'Istituto Alberghiero di Popparozzi di Teramo, perché gli elfi che sono qui, prima di stare qui, fanno formazione al di Popparozzi. E ovviamente per gli elfi presenti qui ormai è diventata anche per loro una tradizione, ci sono ragazzi che vogliono tornare qui alla casa di Babbo Natale ogni anno. Assolutamente sì, infatti abbiamo elfi che fanno parte della prima edizione, per cui diciamo gli elfi anziani e siamo veramente molto soddisfatti. L'ingresso è assolutamente gratuito, quest'anno all'inaugurazione abbiamo anche regalato le tazze di Babbo Natale, ci sono in alcune date le renne, il 17 di dicembre ci sono le renne vere e anche il 25 di dicembre, per cui aspettiamo veramente tanti bambini. Un evento importante ormai, anche se solamente la terza edizione ha preso piede negli ultimi anni e i numeri danno ragione. Direi proprio di sì, facevo una battuta poco fa, basta vedere le condizioni di traffico, solitamente queste provinciali non sono molto trafficate, questa mattina per arrivare qui c'è voluto un bel po' di tempo, quindi a significare proprio l'ampia partecipazione. Terza edizione, il BIM come dire ha sostenuto dall'inizio, già dal mio predecessore, questo gli va riconosciuto, gli va dato atto, un'iniziativa davvero importante e di richiamo per il territorio.
Mi ha fatto piacere il giorno dell'inaugurazione vedere tutti i rappresentanti sindaci o loro delegati dell'intera vallata, dell'intero comprensorio. Questo a testimonianza del fatto che per l'appunto è un'iniziativa sentita e di richiamo per l'intero comprensorio e che porta persone e sicuramente possibili sviluppi anche per le altre attività commerciali che girano attorno a questo evento. Per cui non è solo l'evento in sé qualcosa che si fa per il Natale, per i bambini, e questo è sempre un piacere, insomma, da parte nostra, da parte delle istituzioni, poter fare qualcosa per i più piccoli sul nostro territorio, ma è anche un qualcosa che poi si declina per chi questi territori li vive e vorrebbe continuare a viverli. Una struttura aperta fino al 6 di gennaio, sono tantissime persone che verranno a visitare questa struttura, grazie anche al lavoro dei ragazzi delle scuole superiori del Dipoppa. Sì, un ringraziamento particolare infatti alla dirigente scolastica Caterina Provvisiero, che come ogni anno ha messo a disposizione queste risorse, questi ragazzi che vengono qui a collaborare. Dicevamo sì, fino al 6 gennaio, quindi anche un impegno dal punto di vista temporale molto molto importante. Questo consente davvero a un numero eccezionale di visitatori da tutta la provincia. So che c'è la ressa delle scuole per portare i bambini qui, ma non solo, poi sono anche i genitori che magari anche in un pomeriggio infrasettimanale riescono a dedicarsi ad accompagnare i loro bambini in questo bel periodo dell'anno. Per cui ecco, io mi sento di dire che si tratta davvero di un'iniziativa di richiamo per questo spicchio della provincia di Teramo. Devo dire, spero che al terzo anno, insomma, diventi sinceramente un'iniziativa di richiamo per l'intero territorio provinciale, e perché no, anche fuori dalla provincia, magari in tutta la regione Abruzzo, potranno venire qui a Castelcastagna a fare un giro e visitare la casetta di Babbo Natale. Chiaramente è una struttura molto ampia, l'abbiamo visitata, l'abbiamo girata, sono 300 metri quadri, i laboratori didattici per i bambini, ricordavamo prima l'importanza anche dell'istituto. È chiaro che sostenere uno sforzo di questo tipo ha dei costi, in questo il BIM è stato vicino, l'amministrazione comunale va assolutamente elogiata da questo punto di vista, perché fa uno sforzo che coinvolge tutti, sindaco, assessore, l'intera famiglia, no? È una piccolissima comunità che poi si stringe attorno all'evento dell'anno, e lo fa con passione, lo fa con sacrificio, abnegazione, ma poi viene ripagata da abbondanti risultati. Non è stato un anno facile per la provincia di Teramo, visto tutto quello che è successo. Facciamo un bilancio. Beh, fare un bilancio quest'anno è davvero, davvero dura, davvero difficile, perché siamo partiti da un gennaio, da quel mercoledì 18 gennaio che ci ha scosso letteralmente tutti quanti, in cui la nevicata tremenda e il sisma ci avevano fatto un po' crollare le speranze, la fiducia, la capacità magari di ripartire. Ecco, io mi sono, come dire, a lungo interrogato anche sul ruolo che il BIM dovesse avere rispetto a questi eventi, a queste partecipazioni. Spesso e volentieri mi è stato chiesto, come dire, di ribadire un concetto di servizi ai comuni e alle comunità. Beh, questo non è mancato in questo anno, ma parallelamente abbiamo fatto anche un percorso molto importante rispetto a questi eventi, che poi hanno la capacità di mettere il seme rispetto a una rinascita, una ripartenza, quello spirito di resilienza che ci caratterizza un po' tutti quanti gli abitanti di questi luoghi, ma che in qualche modo poi si deve estrinsecare attraverso delle realtà, e la casetta di Babbo Natale da questo punto di vista ci regala un sorriso natalizio non indifferente. Ultima domanda, ha scritto la lettera a Babbo Natale, che cosa le ha chiesto? Non so se questo si può rivelare, però diciamo che ho chiesto simpaticamente di regalare una nuova programmazione anche al BIM, e approfitto per dire qualcosa di un po' più serio. Magari nei prossimi mesi ci dedicheremo a completare quello che è un ragionamento sulla nuova programmazione per il 2018 e anche per i successivi anni. Questo proprio perché c'è necessità di, alla luce di quello che è successo, come dicevamo prima, c'è necessità di ripartire con un concetto diverso anche da parte di questo ente, molto territoriale, molto vicino alle realtà, alle comunità che abitano questi luoghi, per cui avremo modo magari di risentirci per illustrare poi quelle che sono le nuove specifiche del bilancio di previsione 2018. Oh,
I bambini possono venire qui, scrivere direttamente all'interno della casa di Babbo Natale la letterina da consegnare a lui. Sì, i bambini vengono qui alla casetta di Babbo Natale per scrivere una letterina che è da consegnare a Babbo Natale, che è qui. E i bambini verranno accontentati, diciamo, con... Diciamo che Babbo Natale gli consegna una caramella. Ovviamente la cosa più bella è vedere il sorriso dei bambini e gli occhi dei bambini. Sì, i bambini rimangono contenti a vedere il Babbo Natale e non vedono l'ora che gli arriveranno il loro regalo. Siamo in compagnia di un elfo all'interno del laboratorio del legno. Qui i bambini vengono per fare cosa? Noi qui facciamo delle pignette magiche dove i bimbi vengono, noi mettiamo a disposizione delle pigne dove i bimbi prendono la colla magica e mettono tutta la colla e poi noi mettiamo la porporina e i bimbi poi la portano a casa. E la mettono sotto l'albero di Natale o sul loro comodino. Qui i bambini vestono i magici omini di pan di zenzero, scelgono il colore dei vestiti, ci scrivono il loro nome e fanno tante altre decorazioni natalizie. Sono tantissimi gli elfi in ausilio di Babbo Natale, il suo ruolo qual è? Il mio ruolo è quello di aspettare i bambini che portano le letterine a Babbo Natale e poi di metterle nelle bustine. La cosa più bella è vedere il sorriso dei bambini proprio quando vedono per la prima volta Babbo Natale, che sono emozionati nel momento della consegna della lettera. Sì, sì, infatti anche a noi fanno sorridere perché capiamo che gli piace. La casa di Babbo Natale è una casa magica, all'interno c'è anche un treno. Sì, è vero, c'è un treno che viaggia dentro questa stanza e io sono l'elfo ferroviere che ha il compito appunto di far partire questo treno, che è ricco di doni, i quali verranno consegnati la notte di Natale. Anche i ragazzi della scuola superiore di Poppa di Teramo partecipano in maniera attiva. Sì, anche noi abbiamo la possibilità di contribuire a questa bellissima iniziativa. Quindi parteciperà anche i prossimi anni? Senza dubbio. Ovviamente dopo tanto lavorare arriva anche la fame e all'interno della casa di Babbo Natale c'è anche una pasticceria. Sì, sì, abbiamo una pasticceria che è l'ultima tappa dei bambini e qui aiuto insieme all'elfo pasticcione che è al mio fianco e facciamo fare dei biscotti ai bambini e con per esempio Babbo Natale, il pupazzo di neve e quando arriva la Befana ci saranno anche qualche biscotto con la Befana rappresentata. Per avere le informazioni si può chiamare direttamente in comune allo 0861 697250 oppure andare sul sito istituzionale del comune di Castelcastagna. Inoltre c'è una pagina Facebook proprio che riguarda il comune di Castelcastagna e lì si trovano tutte le informazioni, oppure un'ulteriore pagina proprio dedicata alla casa di Babbo Natale a Castelcastagna dove trovare le informazioni del caso. Per le scuole? Per le scuole, anche le scuole hanno questa modalità di prendere informazioni, anche se le scuole hanno già tutto prenotato, non c'è più posto, quindi le aspettiamo l'anno prossimo. Ovviamente non potevamo non intervistare il padrone di casa, Babbo Natale, sono tantissimi bambini che già in questi primi giorni si sono recati qui nella sua nuova abitazione, facciamo un saluto. Allora saluto come al solito tutti i bimbi, sono arrivati tanti bimbi, li aspetto ancora di più, più vengono meglio è. Riceveranno tanti regali e che dire, quest'anno è ancora più bello degli altri anni, molto più belli. Vi saluto a tutti. Oh 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 oh.